Ragazzi, è incredibile la caterva di sciagure e di cattive notizie che ci si abbatte, che ci viene addosso, ci manca la pioggia vera e invece ci arrivano come pioggia, come grandine, come bufera, notizie cattivissime una dopo l'altra. Anche neanche avere un po' di serenità durante il periodo che per molti è di vacanza, e di riposo, di serenità. Ecco, le notizie bruttissime sono intanto subito quella ennesima dello Stato canaglia, dello Stato fuorilegge, dello Stato predatore, dello Stato ladro che ha colpito un'altra volta una scuola, l'ennesima scuola. 100 persone uccise, rifugiati, gente alla ricerca di protezione promessa per poi farle assembrare e poi colpire tutti quanti insieme con tanti bambini. Insomma, proprio si persegue la estinzione di quella specie, di quel popolo, sistematicamente. Il mondo sta a guardare, non le stelle, il mondo sta a guardare e non ci si può credere. E poi questa stessa gente che qualche tempo prima è andata a fare un atto di pirateria, che qualunque momento della storia, dell'umanità, nella storia avrebbe considerato un crimine assurdo, intollerabile, l'assassinio del negoziatore, di colui col quale si negozia, si vorrebbe, si pretende di negoziare una pace, mentre si vorrebbe ovviamente altro che pace, si vorrebbe la fine di tutta l'esistenza di coloro che questo negoziatore rappresenta. Ananie, ucciso in Iran, pessima notizia anche per l'immagine dell'Iran, non avrebbe mai dovuto succedere, è un segno di debolezza, l'immagine è importantissima per motivare tutta la resistenza nel mondo arabo, nel mondo musulmano, nel mondo intero contro lo Stato canaglia e contro i genocidi. E invece l'immagine viene indebolita. E anche l'altra guerra orrenda, no? Quella che si fa sul corpo degli ucraini, che gli Stati Uniti, l'Unione Europea, incitante, fanatica, con la bava alla bocca la Ursula von der Leyen a fare la guerra alla Russia, che è intervenuta per proteggere la sua gente. Adesso viene invasa la Russia, ma ti rendi conto, in 4 giorni questi qua sono riusciti a occupare 300 km quadrati di territorio russo. Ma che succede? Ma com'è possibile? Ma la vigilanza, ma l'intelligence, ma i satelliti, ma non si sono accorti di niente. Brutte notizie. Se si guarda negli Stati Uniti questa kermesse, questa commedia degli errori e degli orrori che sono quelle elezioni, tutte basate sul dollaro. Chi prende più donazioni da parte dei potenti, dei ricchi, dei multinazionali, dei miliardari, eccetera, quello vince. Questa si chiama democrazia e vanno a fare la guerra, l'opposizione, la propaganda contro le autocrazie. Ragazzi, tutto questo è orrendo. Ma abbiamo anche, se questo è un tunnel, in fondo al tunnel c'è una luce. E c'è un bagliore che a me colpisce enormemente e mi dà coraggio, mi dà fiducia. Vi faccio vedere una foto, eccola qua. Adesso non so se riesco a inquadrarla bene con questo obiettivo della telecamera. Ecco, questo qua sono io una ventina di anni fa. E anzi, a cavallo del 2001-2002. E quest'altra è Sandra Paganini, con me e quest'altro ancora, questo signore, questo enorme, fantastico personaggio umano, è Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, il leader del popolo palestinese allora e adesso in carcere con 5 condanne all'ergastolo. Allora era, appunto, eravamo sul crinale tra il 2001 e il 2002 a Gerusalemme. Abbiamo incontrato Marwan Barghouti, io l'ho intervistato. È stata un'esperienza incredibile. Marwan Barghouti era il segretario di Al-Fatah ed era il leader della seconda intifada, quella che per i primi anni del 2000 è riuscita a sconvolgere Israele, a metterla in gravissima crisi, a arrestarne il flusso di migranti e a promuoverne uno di fortissimo di emigrazione, di fuga da Israele e la fuga anche dagli investitori. È stata una grande vittoria la seconda intifada.
ed è stata merito in gran parte di quest'uomo e dei suoi compagni. L'hanno preso, era segretario di Fatah, era un deputato al Parlamento, aveva l'immunità e l'hanno arrestato lo stesso. Non hanno potuto incolparlo, l'hanno incolpato, ma non hanno potuto dimostrare nessun delitto di sangue. Era il leader di un movimento in grandissima parte fatto da ragazzi con i sassi in mano, la famosa seconda intifada. Il racconto di quest'uomo e della sua lotta e di tanta parte di storia della Palestina, poi l'ho messo in questo documentario, Fino all'ultima kefia si chiama. Questo documentario è disponibile in DVD adesso, ma fra un po', insieme agli altri miei documentari, una ventina, sarà online e si potrà scaricare. È una bella notizia. Sapete cosa è successo? Che dopo che il mondo intero, l'Occidente, che poi si definisce comunità internazionale e si fa passare per il mondo, ha implorato l'Iran, si è stracciato le vesti sulla minaccia che costituirebbe l'Iran, dopo che l'Iran è stato colpito centinaia di volte dal terrorismo israeliano, direttamente o per interposte persone, per interposte brigate terroristiche, quelle famose del MEC, Mujahedin e Khalq, che da decenni agiscono per conto di Israele e degli Stati Uniti contro il governo in Iran, contro il popolo iraniano, la sua resistenza. Va bene, dopo che è stato fatto questo atto terroristico, sembra che in qualche maniera si siano mosse le carte. Si è implorato, si è chiesto all'Iran, si è rappresentato l'Iran come la vera minaccia, non Israele che ne fa una dopo l'altra, no, è l'Iran che si aspettava che aveva anche annunciato una ritorsione per questa aggressione sul suo territorio nei confronti di un suo alleato. E hanno chiesto di sospendere all'Iran di sospendere ogni rappresaglia. E sembra che adesso ci sia una trattativa che in cambio di una moderazione, di una non escalation da parte dell'Iran e di tutto l'asse della resistenza in Medio Oriente, gli Houthi, gli iracheni, i siriani, gli Hezbollah in Libano, eccetera, in cambio di questo potrebbero ottenere che Marwan Barghouti, l'eroe della Palestina, il numero uno della Palestina, colui che i palestinesi nei loro sondaggi indicano sempre come al primo posto come presidente della Palestina, presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, dove adesso c'è quel collaborazionista e quel quisling sciagurato di Abu Mazen, che deve proprio scomparire dalla scena insieme alla sua cricca di corrotti e di venduti. Marwan Barghouti è stato richiesto e questo è stato un gesto di intelligenza e di laicità veramente fenomenale, da Hamas. Da Sinwar, il nuovo leader di Hamas, Yahya Sinwar, quello che dirige la resistenza a Gaza, è quello che ha organizzato all'alluvione di Al-Aqsa, quella enorme uscita, ricomparsa nella storia che il 7 ottobre ha fatto il popolo palestinese. Va bene, sembra che, anzi, è sicuro che ha chiesto come primo punto del negoziato di pace per una tregua, che Marwan Barghouti, leader di Al-Fatah, non di Hamas, di Al-Fatah, laico da sempre, eccetera, venisse liberato. È il primo punto che Hamas chiede, che il dirigente di un'altra organizzazione, quella di Fatah, quella che nelle mani di altri era stata veramente, aveva perso ogni significato nella resistenza, eccetera, che Marwan Barghouti venisse liberato. E questo è un segno che qualcosa si sta muovendo, che forse in cambio della mancata risposta pesante, dura dell'Iran al crimine commesso sul suo territorio da Israele, ci possa essere la liberazione di quest'uomo, di questo eroe, che io, come avete visto dalle fotografie, avevo incontrato e ho intervistato 22 anni fa. Quest'uomo era allora il leader era il segretario di Al-Fatah. Ed era una nuova dirigenza che si era fatta strada in Al-Fatah e al vertice della resistenza palestinese, dell'ANP, dell'Autorità Nazionale Palestinese,
Voi ricordate che dopo Oslo, primi anni 90, quell'accordo sciagurato, quell'accordo capestro nei confronti dei palestinesi che avrebbe suddiviso la Palestina in varie aree sotto il controllo parziale dei palestinesi, ma praticamente sotto il controllo militare di tutto quanto di Israele, che piano piano poi Israele, attraverso l'immissione di centinaia di migliaia di coloni, si è mangiata anche tutto e Oslo è svaporato, nessuno no. L'ha mai osservato, però Abu Mazen e quella direzione collaborazionista di al-Fatah ha accettato tutto questo. Però in quegli anni, alla fine degli anni 90, primi anni del 2000, si è sviluppata in al-Fatah e in Palestina una nuova resistenza, una nuova direzione di giovani che si sono opposti a questa strategia rinunciataria praticamente di resa da parte di Abu Mazen e dei suoi collaboratori, una giovane generazione che appunto ha dato il via alla Intifada, a una grande lotta di popolo, in gran parte senza armi, eccetera, e pensava di rimettere in piedi quindi una prospettiva di liberazione della Palestina. L'hanno fatta fuori questa direzione, sono riusciti dopo anni a schiacciare con mezzi militari durissimi, feroci, col carcere, con l'imprigionamento di gente senza processo, tenuti dentro, torturati come adesso viene dimostrato dall'ONU, eccetera. Sono riusciti a schiacciare e appunto Marwan Barghouti, che allora credo avesse una quarantina di anni, è stato condannato a 5 o 6 ergastoli e da allora è dentro. E in ogni situazione in cui è comparso in aula per qualche udienza, eccetera, lo si è visto nelle immagini che alzava le mani ammanettate con il pugno che indicava che la sua volontà di resistenza era incorrotta. Ragazzi, se si riesce ad avere la libertà di Marwan Barghouti e se Marwan Barghouti diventa parte, componente di questa nuova resistenza palestinese lanciata da Hamas con successo 11 mesi fa, che ha costato tanti sacrifici, che il popolo palestinese ha deciso, ha dimostrato di voler accettare per la sua liberazione, forse le cose potranno cambiare. Sarà difficile far passare una al-Fatah alleata di Hamas sotto la direzione di Marwan Barghouti e farlo passare per integralisti islamisti simili all'ISIS, anzi emanazione dall'ISIS, come certi luridi propagandisti occidentali cercano di convincere la gente che così sia per screditare no, e sostenere invece la mostruosità di quello che un attore criminale sta perpetrando in Medio Oriente. Voglio chiudere questa mia comparsa, questa mia apparizione intraferie per dire un'altra cosa che mi ha molto indignato. Io a Mondocane, che riprenderà a settembre, ho una rubrica iniziale che si chiama Dies Irae, il giorno dell'ira, che ha poi fatto comporre la meravigliosa musica sia Mozart che a Verdi, il Dies Irae, in cui racconto le cose che mi hanno fatto arrabbiare, mi hanno fatto indignare. Beh, qua ce n'è una che è veramente raggiunto il vertice del buon motivo per indignarsi. È a firma di Piero Bernocchi. Sapete chi è Piero Bernocchi? È il segretario da sempre, da un secolo, dei COBAS, organizzazione rispettabile, protagonista di valide lotte. Io Piero Bernocchi lo conosco molto bene. Con lui ho marciato in tantissimi cortei, ho partecipato a tante manifestazioni, abbiamo preso insieme tante botte al tempo del famoso decennio 68-77, il decennio della rinascita, del tentativo di rinascere, di rimettere in piedi democratici e liberi e sovrani e giusti ed equi socialmente questo paese, indipendenti da condizionamenti imperiali. Beh, c'era Bernocchi insieme a tanti altri. Bene, è uno di questi Bernocchi, come altri, mi ricordo in particolare il segretario della mia organizzazione, Adriano Sofri, e i suoi compari, che hanno fatto il salto della quaglia, sono passati dall'altra parte, hanno visto che questo cavallo era stramazzato
era stato fatto inciampare, non correva più e quindi sono passati a un altro cavallo, a un cavallo del tutto diverso, di un'altra razza, che andava in un'altra direzione, ma comunque li trasportava, li faceva stare in sella. Sembra che Piero Bernocchi si abbia fatto la stessa scelta. È arrivato un suo documento che è qualcosa di incredibile, di veramente da far arrossire la persona con il maggior pelo sullo stomaco. Si intitola I nostri fratelli e sorelle curde, figlie di un dio minore. Ecco, è un inno ai curdi della Siria, i curdi di cui sappiamo che sono stati la forza che nel nord della Siria, intanto erano una minoranza della Siria rispettata nella propria lingua, nella propria cultura, nelle proprie strutture, infrastrutture e tutto. Non aveva niente di cui lamentarsi, però ha approfittato dell'invasione americana per cercare di allargarsi, di prendere territorio non suo, siriano, e l'ha fatto in connubio, in complicità con gli Stati Uniti. Sono diventati mercenari degli Stati Uniti. Nella loro zona gli Stati Uniti hanno potuto installare 7 basi. Le manifestazioni dei cosiddetti democratici, progressisti, ecologisti, femministi curdi, tanto esaltati anche dalla sinistra, ma anche dalla destra, andava bene per tutti qui in Occidente, eccetera. Queste manifestazioni si vedevano corredate di bandiere israeliane, saudite, americane. Quindi si può capire. Del resto io i curdi li conosco bene, avendo frequentato quella regione. Sono sempre stati gli strumenti della destabilizzazione di governi anti-imperiali, anti-sionisti, in Iraq, in Iran, in Siria. Avranno tutti i diritti del mondo ad avere la loro nazione. Non l'hanno avuta, non, si sono messi però al servizio di colonialisti, di oppressori, di invasori, di predatori. E questo li ha definitivamente esclusi dal novero dei popoli che vanno sostenuti per la loro lotta di liberazione. Non è stata una lotta di liberazione la loro, è stata una lotta di collaborazione. Lui scrive, guardate, i curdi sono l'espressione più luminosa di una rivoluzione politica, civile, sociale, morale e culturale che li rende la punta mondiale più avanzata di un'idea completa e ricca di democrazia. Multiculturalismo, tolleranza, femminismo, ecologismo è un riferimento ideologico, politico e culturale senza uguali nel mondo. Piero Bernocchi, Cobas, ma che cosa ti è saltato in mente? Chi te l'ha fatto fare? Non è vero. Intanto è una società patriarcale. Le avanguardie progressiste, le donne in uniforme che combattevano al soldo degli americani, eccetera. Vi sono bastati per fare una trasformazione di questa portata, esaltare, portare come esempio una truppa mercenaria all'obbedienza del peggiore nemico della libertà dei popoli. Piero Bernocchi, tu anche sei uno di quelli che hanno cercato di sporcare il decennio del momento più bello, più coraggioso, più onesto, più sincero, più integro. E di più grandi speranze della nostra storia recente, ma non ci sei riuscito. Siamo in troppi ad avere vissuto quegli anni e siamo in troppi a ricordarcene il legame, quello che ci è stato tramandato, la sua eredità, il suo legato. Ragazzi, vi saluto, ciao.